Effettueremo la simulazione per la compilazione online del modello per passaggio di ruolo dalle superiori alle medie. Ci posizioniamo sul Ministero della Pubblica Istruzione. Clicchiamo sulla presentazione istanze online e quindi inseriamo la username e la relativa password. Clicchiamo su Entra. Compaiono due rettangoli centrali. Ci sono due possibilità: presentazione domanda per la mobilità per la scuola secondaria di primo grado e l'altra per la scuola primaria. Andiamo alla compilazione per la scuola secondaria di primo grado. Fate attenzione a questa pagina, prima di proseguire leggetela attentamente. Clicchiamo su Avanti. In questa videata compaiono i dati personali inseriti nella cartella automatizzata del Ministero. C'è la possibilità di modificare solo i dati di residenza dell'utente, mentre se bisogna modificare i dati relativi alla scuola è necessario recarsi presso l'ufficio scolastico provinciale competente. Clicchiamo su Avanti. Ecco, in questo riquadro possiamo solo fare la domanda di passaggio di ruolo alle medie. Scegliamo la provincia, mettiamo Foggia, scegliamo una classe di concorso, per esempio la A059, e quindi premiamo su Inserisci domanda di passaggio di ruolo. Compare il modello di domanda che corrisponde all'allegato C3. Andiamo ora a effettuare la compilazione di questo modello. Mettiamo 25 anni di servizio di ruolo, 4 anni di pre-ruolo, 10 anni di continuità. Andiamo avanti. Superamento di un pubblico concorso, possesso dei requisiti necessari per il passaggio di cattedra, sì, e arriviamo alle preferenze territoriali. Premiamo su Scegli. Abbiamo la possibilità di scegliere per scuola, per centro territoriale, per comune, per distretto, per provincia e DOP. Per comunità scegliamo per comune. Prendiamo un comune a caso, Foggia. Andiamo sotto e clicchiamo su conferma. Ecco, abbiamo inserito la prima preferenza. Mettiamo un'altra a caso, sempre questa volta prendiamo per singola scuola. Ecco, prendiamo una scuola a caso, la Don Bosco, diamo conferma e proseguiamo. Per comodità arriviamo in fondo alla domanda e attenzione all'ultimo riquadro. Bisogna per forza selezionare posti normali o posti di sostegno. Anche se non c'hai il titolo e quindi partecipa solo per i posti normali, bisogna per forza selezionare posti normali, altrimenti ci darà errore. A questo punto abbiamo completato parzialmente la compilazione del modello. Clicchiamo su Inserisci. Per effettuare l'inserimento bisogna a questo punto dare il codice personale.
e premere su conferma. A questo punto il nostro modello viene memorizzato come bozza perché non è stato ancora spedito alla scuola. In fondo compaiono ora le operazioni che possiamo effettuare, come calcola punteggio, aggiorna, gestione allegati, cancella e stampa. Se vogliamo vedere i punti totalizzati, premiamo su calcolo punteggio e compare il punteggio di 199 punti per il passaggio di ruolo. Ritorna, andiamo in fondo. Se vogliamo modificare alcuni campi, bisogna premere su aggiorna. Per cancellare il modello, premere su cancello. Per stampare il modello, premere su stampa. Ora premiamo su ritorna invece, vedete? Compare l'elenco domande inserite. La nostra domanda di passaggio di ruolo compare come bozza. Se vogliamo vedere questa domanda, bisogna cliccare su Domanda di passaggio, visualizza dettaglio. Ricompare il modello e in fondo le solite operazioni. A questo punto ci soffermiamo su un aspetto importante che riguarda la gestione degli allegati. Premiamo su Inserisci. Allora, compare, seleziona e una finestra dove si possono scrivere direttamente le dichiarazioni. Premendo su selezione, ecco, compare l'elenco delle dichiarazioni che il Ministero ha preparato. Io in questa fase posso procedere in due modi. Primo modo, seleziono per esempio dichiarazione personale servizio continuativo, vado in fondo, clicco su carica prefincato, compare nella casella testo l'allegato F di servizio continuativo. A questo punto dovrei compilarlo. Fate attenzione, per poter scrivere sopra le righe dovete premere il tasto INS per disinserire la funzione di inserimento. Quindi compilare il modello, andare in fondo, conferma. Inserire il codice personale. Premere conferma. Premiamo ancora su Inserisci per fare un altro esempio. Selezioniamo altra certificazione personale e questa volta facciamo l'esempio di un testo qualsiasi. Quindi andiamo in fondo, anche qui facciamo conferma, inseriamo sempre il codice personale. Vi ricordo che per allegare ogni allegato, ogni dichiarazione alla domanda, bisogna sempre dare il codice personale seguito dalla conferma. A questo punto ritorna alla domanda. Abbiamo completato la compilazione del modello, compreso
alcuni allegati. Vi ricordo che le dichiarazioni allegate vanno in automatica alla scuola, mentre per quanto riguarda la certificazione è necessario portarla manualmente alla scuola. A questo punto vediamo la fase di stampa. Clicchiamo su apri. Ecco, si evince che il modello è ancora bozza in quanto non è stato inviato alla scuola. Quindi a questo punto possiamo anche stampare la bozza, verificare che sia giusto, al limite farla firmare anche all'utente per avere una copia in archivio. Ora torniamo indietro e passiamo alla fase di invio della domanda alla scuola, che è la fase più delicata, perché da questo momento in poi la bozza si trasforma in modello vero e proprio e non più bozza. Clicchiamo su invia la domanda. Ecco, compare in evidenza l'ufficio, la scuola presso cui mandare la domanda, che sarebbe la scuola di servizio. Nel nostro caso stiamo parlando dell'ITC Dante Alighieri. Premo conferma. Anche qui ci vuole il codice personale. Prendiamo ancora conferma. A questo punto, ecco, abbiamo l'elenco domande inserite. Il passaggio di ruolo non è più bozza, bensì è diventato un documento ufficiale e risulta inviata all'ITC di Cerignola. Clicchiamo su ritorna e andiamo, sempre cliccando su ritorna, alla pagina iniziale. Allora, se andiamo sulla sinistra dove c'è archivio, clicchiamo su cerca per tipo documento. Ecco, compare nella nostra scheda personale automatizzata il modello di domanda che abbiamo compilato. Se clicco sulla domanda di passaggio di ruolo, comparirà il modello compilato. Non più bozza, bensì ufficiale. Chiudiamo e passiamo a un'altra operazione molto delicata. Sulla parte destra vediamo altri servizi. Clicchiamo su accedi. In fondo leggiamo mobilità in organico di diritto. Clicchiamo su questa voce. Vedete, ci sono due possibilità: quella di visualizzare i dettagli e l'altra funzione nuova per noi è quella di workflow. Vediamo, premendo avanti, cosa succede. Ecco, riappare l'elenco delle domande. Con visualizza dettagli ricompare il modello. Vediamo cosa succede con workflow. Ecco, c'è un flusso che sta a indicare il processo della nostra domanda quando passa da uno stato ad un altro. Il cerchietto in blu sta a indicare a che stato si trova la nostra domanda. Infatti in questo caso è stata inviata alla scuola. Successivamente dalla scuola verrà inviata all'USP e quando questa operazione verrà effettuata anche questo cerchietto verrà colorato di azzurro. Così quando verrà convalidato dall'USP, successivamente in elaborazione dei movimenti e alla fine quando è stata elaborata dai movimenti. Vi ricordo che quest'anno, dopo l'elaborazione dei movimenti, verrà inviato un SMS agli utenti che dice se sono stati trasferiti o meno. Quindi questo flusso serve a vedere, a controllare la posizione della nostra domanda di passaggio di ruolo. Partendo ora dalla pagina iniziale, clicchiamo
ancora su vai alla compilazione, ancora su avanti, ancora su avanti, selezioniamo la domanda, clicchiamo visualizza dettaglio. Andando in fondo vediamo che le uniche operazioni che è possibile fare in questo stato sono calcolo del punteggio per un controllo e annulla invio. C'è la possibilità di annullare la domanda che abbiamo spedito fino al termine, fino alla scadenza della domanda. In questo caso io provo ad annullare l'invio. Per annullare l'invio bisogna ridare il codice personale. Premere su conferma e quindi vedete ricompare il modello di passaggio di ruolo come invio annullato. Praticamente è ritornata in stato di bozza e a questo punto posso rielaborare la domanda per fare delle correzioni e così via. Premo domanda di passaggio e visualizza dettagli. Posso ritornare a fare tutte le operazioni che facevo prima, come l'aggiornamento, se voglio allegare altre dichiarazioni, la cancellazione e la stampa e così via. Se ora vado a dare la stampa, me la stamperà in formato di bozza, come la prima volta, e non in formato definitivo. A questo punto abbiamo dato la simulazione del modello di passaggio dall'inizio alla fine, vedendo le funzioni principali, senza entrare poi in qualche funzione un po' particolare che si rimanda allo studio di chi vedrà questa simulazione.